La contrazione dell'economia a livello globale a causa della pandemia avrà un effetto sul mondo del lavoro per l'Organizzazione Mondiale del Lavoro. Il 94% dei lavoratori vive in paesi dove sono state attuate misure di confinamento, misure che hanno avuto una ripercussione importante sulle attività produttive. E i giovani rappresentano il vaso di coccio. Nel medio e lungo periodo subiranno i peggiori effetti socio-economici. In Italia più che mai. A settembre Ignazio si laurea in ingegneria, vuole conservare sorriso e ottimismo. Io ho inviato un paio di CV e di richieste e anche se all'inizio ho ricevuto un paio di risposte, mi hanno detto in tanti che per il momento e per questa situazione del Covid era un po' sospeso tutte le procedure. La situazione non riguarda solo i neolaureati. Non riguarda soltanto i giovanissimi, anche i giovani da 25 a 34 anni. Già prima del Covid avevano perso 8 punti percentuali di tasso d'occupazione rispetto al 2008. Adesso altri 2 punti e il problema incide sulla vita autonoma, sul costruire una famiglia, sull'avere dei figli. C'è poi chi vuole uscire dagli schemi più classici. Giorgia ha studiato per fare l'attrice. Aver lottato per anni per vivere di lavori comunque artistici, quindi insegnare teatro, fare la clown dottoressa, fare la babysitter è una cosa ovviamente che mi pesa tantissimo, perché non è quello che voglio fare. Stando all'ultimo report dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, è la popolazione compresa tra i 20 e i 29 anni ad essere la più colpita. Un giovane su 6 ha perso il lavoro dall'inizio di marzo. Il fattore comune che hanno i giovani in Italia e all'estero è dovuto al fatto che sono più occupati in settori che sono più colpiti dalla crisi. Quindi nel settore alberghiero, nel settore turistico, nel settore delle manifatture, nel settore della vendita al commercio al dettaglio. E l'altro aspetto è che comunque i giovani sono quelli che sono più precari nel mercato del lavoro. Il futuro di quella che è già stata ribattezzata la generazione del lockdown rischia di essere compromesso a causa di shock sistemici concatenati a quello del lavoro. Lasciare l'Italia, opzione che finora rappresentava una possibile via di fuga, potrebbe ormai risultare impraticabile.